Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutte. Oggi vi ho fatto vedere la mia routine più o meno mattutina. Non faccio tutti i giorni, cioè non mi lavo i capelli tutti i giorni, però ogni 2 o 3 giorni sì. Ecco, siccome un altro giorno sono stata dalla parrucchiera, mi hanno detto di tenerla in posa un po' di più il balsamo per i capelli, ecco, perché io sono quella che entro dentro la doccia, mentre la lavo sto 2 o 3 minuti, poi mi rilavo i capelli, ecco. E niente, ragazzi, ultima, vi faccio vedere il balsamo che ho messo oggi. È questo qua del Lidl, che sinceramente non avrei dato neanche. Invece è buono, ti lascia i capelli morbidi. Costa poco ed è sì, io lo ricompro perché io ho usato un'altra. Ero abituato a usare un altro balsamo che costa su 7-8 euro un boccetto. Questo costerà 4-5, adesso non mi ricordo il prezzo, però è buonissimo, ecco. Allora, ho tenuto in posa per mezz'oretta, forse anche meno. Finché ho fatto il letto, ho fatto alcune cose, ecco, ho tenuto il balsamo sui capelli. Infatti, adesso faccio così sempre. Allora, poi un'altra cosa, se no dopo mi chiedete, ecco, un'altra cosa che ho messo quelle goccine questo anticaduta, ragazzi, ma io sono già arrivata a metà, neanche metà, però sinceramente a me non mi ha fatto né caldo né freddo, ecco, con me non. Almeno fino adesso non funziona, perdo i capelli come prima, ecco. E niente, cioè, se mi dovete dire, guarda, cosa mi consigli, io ti dico, guarda che non, a me non funziona, ecco, almeno parlo per me, ecco, per me non ha funzionato. Poi. Vi scusate perché mentre mi stavo toccando, visto che non mi sono ripresa, ecco. Allora vi faccio vedere quello che ho usato, quello che uso ultimamente. Allora uso questo qua, è un contorno occhi che non mi piace tra l'altro, cioè non ve lo consiglio, acido ialuronico, è tipo un gel però non mi piace. Poi ho usato Zero Antirughe, questo qua. Bio Supreme si chiama la marca. Allora, io vi dico che io poi anche la crema sempre di Bio Supreme, poi ce l'ho anche contorno occhi, però ancora non l'ho usato perché devo finire questo che non mi piace. Io purtroppo non butto via niente, uso quello che ho, così la prossima volta devo essere consapevole di comprare quello che veramente mi piace, ecco. Sicuramente questo non lo compro. Questa invece ce l'ho anche contorno occhi, sempre di questa linea qua, è linea della Collestar praticamente, una linea della Collestar che è un po' più economica. Sinceramente non mi dispiace, l'avevo comprato in una fiera, però non mi dispiace, anche il prezzo è giusto, non costa tantissimo. Dopo l'ho messo che infatti in tantissime anche quando esco fuori mi dicono, ma cosa ti metti, no? Perché tutti pensano che metto o fard o fondotinta così. Invece no, ragazzi, io uso questo è quel boccetto grande, questo secondo boccetto, forse anche terzo che uso. Io mi trovo benissimo, sinceramente. Ce l'ho anche per il corpo, però quello del corpo non lo uso, ecco. A me piacciono tantissimo queste qua, sono gocce magiche della Collestar. E sembra che mi sono truccata, ecco. Infatti non uso più né fondotinta né fard né niente perché mi basta poche goccine di questo qua. È un autobronzante questo qua, ragazzi. Però si pulisce benissimo, cioè con la faccia è già andato via, ecco. Poi vabbè, vi faccio vedere anche questo, la mascara che uso per il momento che però non mi piace più di tanto. Questa qua di Dr. Auchka, non so se ho pronunciato bene,
però non mi piace. Ecco, c'ho già un'altra mascara, però finisco intanto questa qua, però non mi piace più di tanto questa. Poi uso solita la mia matita e niente, e poi ho messo anche questo rossetto qua della L'Oreal, colore 102, che ogni tanto me lo metto perché questo non mi secca le labbra, ecco, non mi dispiace, ecco. E niente, tutto questo è tutto mio, cioè queste cose qua giustamente le uso tutti i giorni. Ah, e poi un'altra cosa che ho messo sui capelli è questo olio per i capelli, però non mi piace neanche questo. Io però, vedete, sono già arrivata più di metà, finisco questo, poi sicuramente non lo ricompro, ecco, perché non mi piace. Ne ho provati di meglio, ecco. E niente, questa è la mia skincare mattutina. Volevo farvi un video un po' diverso di quelle solite, quello che faccio sempre, le pulizie e tutto quanto. Ah, un'altra cosa, il profumo, ragazze, sto finendo, rimasto un goccino. Anche questo profumo qua, quando vado fuori mi chiedono: ma che buon profumo. Io ho ricevuto un po' di complimenti con questo profumo qua, però è un profumo di Versace che sto finendo, anche se non è proprio del mio gusto, ecco, perché ne ho degli altri profumi che intanto finisco questo, ecco. E niente, ragazzi, questa è la mia skincare mattutina, poi facciamo altre cose che vi faccio vedere. Ah, voglio farvi vedere anche la spesa che ho fatto l'ultima volta, che ce l'ho ancora tutto qua, c'è tutto un casino, ragazzi, qua, perché non ho tempo di mettere a posto, ma prima di mettere a posto volevo farvelo vedere. Ci accomodiamo in cucina, che così sono più comoda. Ed eccomi qua, ragazzi. Allora, ho fatto la spesa qualche giorno fa, che l'ho tenuto tutto qua, tra l'altro. E allora, intanto ho comprato 5 di queste qua, alga ecologico. E, ho visto che i prezzi sono andati molto su di alga, però a Chiedis, in profumeria Chiedis, ho anche acqua sapone, costa ancora 1,50 euro, 1,59 euro, potete trovare. Infatti ho fatto la scorta, ne ho comprate 5 di queste qua, perché ho visto che alla Coop costa quasi 2 euro, ad esempio. Allora, un'altra cosa che ho comprato sono le strisce depilatorie, anche se donna bofuta sempre piaciuta, però io preferisco comprarle. E poi ho comprato altre cose, tutto in erboristeria, che adesso vi faccio vedere. Ah no, non tutto in erboristeria, non tutto, scusate. Allora, poi un'altra cosa che ho comprato in profumeria. Allora, in profumeria ho preso olio biologico Organ, olio di jojoba e olio di karité. Poi sono andata in erboristeria e vi faccio vedere quello che ho comprato in erboristeria. Allora, in erboristeria ho comprato olio essenziale arancio amaro, olio essenziale di lavanda e olio essenziale di tea tree. Poi ho comprato anche olio di ricino e poi all'ultimo ho comprato cera d'api vergine. Forse qualcuno già immagina quello che farò. E cera d'api praticamente è fatta così, ragazzi. Questo facciamo con queste cose qua, giustamente facciamo un video a parte un po' più avanti, quando, allora vi dico già da subito che quando finirò una crema o un qualcosa voglio provarmi a farle a casa, ecco perché ho comprato tutti questi oli qua,
E ho comprato anche questa cera qua perché ho visto che sono tantissimi video e non ci vuole tanto. L'unica cosa è che ho comprato anche un mixer mini, perché quello che ho praticamente lo uso in cucina, cioè, no, allora non mi va di usare anche per queste cose qua, ecco. E niente. Siccome io non avevo mai detto, forse sì, forse non mi ricordo, comunque l'avevo fatto anche il sapone solido, che possiamo fare anche a casa, non so se avete mai provato, io l'ho provato, ce l'ho ancora qualche sapone fatto da me praticamente, che anche lì ci vogliono tutti gli oli, ci va soda caustica, non so se lo sapevate, ma nel sapone solido ci va sempre con soda caustica, ecco. Però la soda caustica dopo giustamente non fa niente dopo, ecco, quando va con oli e quando passa il tempo, perché non è che puoi usare la saponetta subito, ecco, deve passare un tot di tempo. Ecco, il soda caustica fa parte di saponi solidi, ecco. Sì, è importante non prendere paura, perché giustamente bisogna anche fare le cose a modo, ecco, usare la mascherina, usare guanti, anche occhiali. E quando si usa soda caustica. Per le creme ho visto che invece si usa, ho comprato questa cera qua apposta, si usa la cera d'api, o se no si fanno le creme anche con burro di karité, che poi il burro di karité lo puoi usare anche con per fare il burro di cacao, ecco. Ecco, ci sono tantissime ricette e adesso mi piacerebbe di provare a fare anche a casa tutte queste cose qua, sicuramente li farò. Se vi interessa anche voi scrivetemi nei commenti, se vi interessa lo facciamo sicuramente insieme, ma comunque farò secondo me lo stesso video, ecco, perché non si sa mai se qualcuno può interessare, ecco. Ecco, e questi sono i miei progetti. Spero che, ragazze, vi ho fatto la compagnia, che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!